Allora, Oliviero Diliberto, lei ha sostenuto ieri che era ovvio che lei non avesse visto la scritta La Fornero al cimitero sulla t-shirt di questa signora, ma il video che è stato Ora le postato spiego, oggi ora le spiego. la smentisce. Ma le No. volevo chiedere, le sembra normale che un politico, un leader nazionale, ex ministro della giustizia come lei, non prenda le distanze da una scritta così, come la volevamo chiamare? Pericolosa, delirante come quella di La Fornero al cimitero? Ma guardi, io sono assolutamente desolato per questo incidente che mi vede involontario protagonista. Le posso assicurare che, siccome sono una persona per bene, e credo che lo riconoscono anche i miei avversari politici, quella scritta io non l'ho decifrata. Non, io, si è visto nel video, io ho guardato in faccia la signora e non ho capito cosa c'era scritto sotto. Se io avessi letto quella scritta, gliel'avrei detto a quella signora che Cosa le avrebbe protestava, detto? e mi ha detto che era totalmente sbagliata. Io ripeto qui che sono desolato per quello che è successo, ma sono indignato per quello che è stato detto dopo questa vignetta su di me, sul mio partito e sulla storia dei comunisti in Italia. Che cosa l'ha indignata? Perché la strumentalità? Guardi, quello che ha detto Walter Veltroni in mia difesa, e dico Walter Veltroni che ringrazio cavallerescamente, essendo uno che notoriamente non ha avuto grandi rapporti con me, ha parlato di ingiusta e strumentale campagna contro di me. Il mio nome stava insieme a quello di Massimo D'Alema nel covo delle BR come obiettivo da colpire. Io vengo dal partito di Guido Rossa, che è stato ammazzato dalle BR, e non ho niente, nulla da spartire con slogan di quel tipo. Senta, professor E Diliberto. la cosa, devo dire, abbastanza come delirante è anche il fatto che noi stiamo a parlare della maglietta e non stiamo a parlare invece di quello che sta accadendo in Italia. Allora, E cioè, aspetti un attimo, siccome la ministra Fornero ha detto proprio poco fa certe magliette sono detestabili, vuole sono comunque chiedere detestabili, scusa alla sono ministra Fornero? detestabili. Beh, scusa dovrebbe chiedere alla signora. Io ho chiarito il problema, scriverò alla Fornero in privato, in modo tale che, come dire, non ci siano forme di pubblicità o di autopromozione. Io le considero detestabili, come ha detto la Camusso e come ha detto la Fornero. E per dirla proprio chiara, chiara, papale, papale, io non mi auguro che la Fornero rimanga a lungo al Ministero del Lavoro e voglio poter continuare a dirlo. Ma le auguro, fuori dal Ministero del Lavoro naturalmente, ma le auguro una lunghissima vita. Questo tema cimiteriale non mi appartiene, non appartiene alla mia storia politica.